Sì, rammarico, rammarico sì, perché comunque alla fine secondo me abbiamo fatto qualcosa in più di loro, soprattutto nella seconda parte. La prima parte è stata equilibrata perché comunque abbiamo avuto occasioni noi anche loro il palo con l'Attanzio, partita molto equilibrata il primo tempo, il secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo preso un Tiro in Porta, abbiamo avuto due o tre occasioni, non le abbiamo sfruttate. Però ci sta, abbiamo fatto una grande partita su un campo difficile per noi, perché siamo abituati a fare un altro tipo di calcio, ci siamo dovuti adattare a quello che era il momento di oggi, cioè il campo. Poi Sono soddisfatto perché la squadra non ha mancato nella prestazione, nel ritmo, nella gamba, in tutto quello che avevamo preparato ha fatto. Quindi poi esistono gli episodi, purtroppo gli episodi oggi non sono andati a nostro favore, però ci prendiamo questo punto e andiamo avanti per la nostra strada, perché è comunque ancora molto lunga. Ecco, sottoporta più dei dell'alta dell'Altamura, più medici della difesa del Barletta. Ma ci sta a incappare in giornate magari non, non, non proprio positive neanche negli attaccanti, no, Perché comunque le occasioni le abbiamo avute, loro non hanno avuto una palese con, con l'attanzo che aveva sfruttato, sono stati sfortunati perché hanno preso il palo interno, è stato bravo Spina a toccarlo. Noi siamo stati poco precisi, oggi purtroppo negli ultimi 30 metri abbiamo fatto male, avessimo avuto probabilmente più qualità negli ultimi 30 metri, forse dovuto anche al campo, la partita l'avremmo vinta perché probabilmente la vedevamo di vincere soprattutto come ho detto prima nella seconda parte. Mister, oggi ulteriore dimostrazione che l'Alta Mura può giocarsela con chiunque squadra. Ah, io, questo non ci ho mai avuto dubbio in verità, anche quando all'inizio non venivano i risultati. Ma la squadra, le prestazioni, le ha sempre fatte di, di assoluto livello. Poi è facile parlare a volte, ma dall'altra parte ci sono le squadre forti, perché il Barletta è vero che Farina dice che si deve salvare, ma a 25 punti, la vedo dura che si deve salvare. Ma questa è una squadra forte e noi abbiamo dimostrato che anche con le squadre forti, il secondo tempo, non lo so, aiutatemi voi, non l'ho visto mai passata la metà campo. Abbiamo dominato la partita. Il primo tempo è stato molto equilibrato, quindi per me la mia squadra se la può giocare con tutti a patto che fa quello che ha fatto oggi in un atteggiamento, perché in questa categoria conto molto l'atteggiamento. In non esistono squadre materasso in questo campionato, ogni partita è difficile. Assolutamente sì, soprattutto in questo girone che è molto particolare rispetto agli anni precedenti, ci sono molte molte squadre. Ma si vede dalla classifica, no? Noi siamo a due punti dal terzo posto e ci sono sette squadre. Che sono tutte forti, tutte di livello e tutte vogliono vincere. È Per quello che io dico, io voglio vincere, non lo dichiaro pubblicamente. Io sono venuto qua per vincere, è normale che poi se ci riesco bene, ma se non ci riesco eh, ci devo andare vicino. E onestamente per come stiamo esprimendo il nostro calcio, penso di poter arrivare fino alla fine a giocarmela. Come abbiamo fatto oggi e l'abbiamo dimostrato. la l'avete parlato anche dietro con la consapevolezza che non giocasse lo Iodice oppure vi ha sorpreso la scelta di non vederla dall'inizio? Ma no, obiettivamente mi ha sorpreso ma sapevo che non stava bene, hanno eh, fatto un'altra un scelta, comunque eh, al di là di Lo dice che è un grandissimo giocatore, c'è giocatori forti, poi è normale che ognuno tira l'acqua al suo murino, però io sapevo che questa era una squadra forte, l'ho vista tante volte, è una squadra che non può fare 25 punti per caso, se fanno 2, 3, 5 punti per caso, non 25. Se siamo dopo 12-13 partite e la classifica dice che sono secondi, vuol dire che hanno qualità. E noi oggi abbiamo giocato con una squadra che ha qualità e soprattutto il secondo tempo abbiamo dimostrato che ne abbiamo anche noi e adesso si va a Fasano. Adesso abbiamo un altro scontro diretto, andiamo a giocarci la partita di Fasano dove sarà sicuramente difficile perché il Fasano è allenata ottimamente da Ivan Tisci che conosco bene, è una squadra che gioca bene, oggi ha perso, ma ci giochiamo la nostra partita, come ha detto il suo collega in questo campionato è difficile giocare le partite prima perché vanno giocate perché sono tutte difficili e andremo a Fasano per fare il nostro calcio. Ristartorando invece la partita, la squadra ha saputo difendere molto bene, soprattutto sulle esterne dove insomma, i pericoli del Barletta riesce a crearli proprio in quella, fase, in quella zona del campo. Sì, avevamo preparato questo tipo di partita nelle doppie esterni, in verità avevo paura delle palle ferme che oggi abbiamo difeso benissimo perché Pet e Polidori sono giocatori che si fanno rispettare, soprattutto sulle palle ferme, quindi avevamo lavorato tutto questo tipo di situazioni, quindi oggi la mia squadra a livello difensivo ha fatto una partita di grande impatto, di grande esperienza, Matera, Bertolo e Lagassan hanno fatto una grandissima partita. Supportati da tutti, eh, il Ganci, il centrocampo. Oggi abbiamo fatto secondo me una grande partita, poi è normale. Eh, oggi non siamo contenti del risultato perché secondo me meritavamo tre punti ma siamo soddisfatti della prestazione e continuiamo a guardare avanti perché è l'ottava partita che, che non perdiamo, l'ottava partita che ci danno risultati positivi e quindi dobbiamo lavorare su questa strada.